ci è stato notificato che il 21 avremmo dovuto lasciare questa struttura, senza, dandoci 14 giorni di tempo per sloggiare da qui. E per andare dove? In nessun posto. Angelo ha 69 anni e la sua vita da alcuni giorni è stata stravolta. Negli ultimi mesi, insieme con altre 26 persone, ha vissuto in questo centro di accoglienza alle porte di Roma, gestito da una delle tante cooperative che nella capitale si occupano di emergenza abitativa. Il 21 settembre scorso, però, il comune ha comunicato alla cooperativa che il periodo di affidamento era finito. Angelo e gli altri ospiti dovevano lasciare la casa. Qui ci è tolto tutto. Automaticamente dobbiamo andare direttamente nelle Caritas, cosa che non è mai successa nella mia vita. E il vitto ce l'hanno staccato, non ce la portano più il Cateri, perché il 21 dovevamo andare via. Ma dalla casa si sono mossi solo in pochi e mentre attendono che qualcuno tra istituzioni, cooperative e comune prenda una decisione sul loro destino, vivono sospesi con la paura di ritrovarsi da un momento all'altro in mezzo alla strada. Però noi siamo dentro perché non sappiamo dove andare. A me mi hanno levato un figlio. Non so cosa fare, insomma. Comunque, come vengono aiutati loro, vengano aiutati anche gli italiani, insomma. Non è perché uno è razzista, dice quello sì, io no. Noi ci sentiamo adesso di serie B, ma non siamo razzisti. Però si scopre che a determinate persone viene dato... Quando non viene dato a noi, anche se si pagano le tasse, e adesso non mi ritrovo niente, mi ritrovo in un posto dove domani una persona, chiunque essa sia, può darmi un calcio e mandarmi per strada. C'è chi è caduto, ha sbagliato, pagato e ricominciato. Hanno forse perso una casa, ma certo non la dignità e la voglia di combattere. Vogliamo far sapere che esistiamo, non siamo pedine e non siamo niente per loro, ma per noi siamo qualche cosa. Vogliamo il valore della nostra vita che venga vissuta.